Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male, perché la bocca parla della pienezza del cuore. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate ciò che dico? Chi viene a me, ascolta le mie parole, le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la rovina di quella casa fu grande. La vita si gioca sulle fondamenta. Una casa, la riuscita di una vita, si gioca sulla scelta delle fondamenta. E le fondamenta si mettono dopo aver ascoltato la parola. Interessante, interessante, perché il Signore dice: chi viene a me e ascolta le mie parole, quindi tu ed io oggi, parole rivolte ai cristiani che hanno una missione enorme nella Chiesa, nel mondo. Dunque, chi viene a me e ascolta le mie parole può fondare la sua vita sulla roccia o sulla sabbia o sulla terra. Interessante, eh? Non basta andare a Cristo e ascoltare le sue parole, non è sufficiente. Dico questo con molto dolore, lo dico sinceramente con molto dolore, perché purtroppo spesso anche nella Chiesa noi preti, soprattutto noi preti, non ci rendiamo conto di questo. Pensiamo che alla fine basta che la gente riempia la chiesa la domenica, faccia i canti, si occupi dei canti, si occupi delle letture, dei fiori, della liturgia, dei bambini, di quello e quell'altro, faccia volontariato, faccia varie cose, si impegni, venga, partecipi, perché lì appare, no? Appare la chiesa, appare la comunità. Cioè, quello slogan, tante volte meno messe, più messe, eccetera. Ma ci sfugge spessissimo questo Vangelo, che poi è la fine, è il sigillo sul discorso della montagna di Matteo. E questo sfugge anche dei genitori, sfugge agli educatori, sfugge. Ma rimaniamo nel tema della parola, cioè proprio parla ai cristiani, parla a quelli che vanno a Cristo e ascoltano le sue parole. Non basta dire Signore, Signore, attento, non basta neanche fare il rosario, non basta dilungarsi in molte lunghe preghiere, non basta fare pellegrinaggi, non basta. Cioè, la cosa è seria, non sto dicendo che non bisogna pregare, non bisogna fare i pellegrinaggi, assolutamente no, anzi, è fondamentale, è importantissimo. Infatti ci sono molti Vangeli che parlano proprio di andare a Cristo, di ascoltare la sua parola. L'abbiamo visto, lo vediamo, lo vedremo. Ma qui sta dicendo che per diventare cristiani, cioè per dare dei frutti inconfondibili, perché non si raccoglie uva dalle spine? Cioè è impossibile dire questo è un cristiano se non ha le opere di un cristiano. La fede senza le opere è morta, dice San Giacomo. La fede è un dono, per cui la salvezza non viene dalle opere fatte
volontaristicamente. Abbiamo visto l'altro giorno, no? Per essere solidali, per essere accoglienti, per essere tolleranti, insomma, tutti questi valori mondani. No, no, ci sono opere speciali, opere particolari, opere fondamentali, opere caratteristiche di un cristiano. Non si gioca, cioè non ci si improvvisa niente. Non è che uno va, si mette un camice e va a operare a cuore aperto. Non è possibile, no? Un uomo, cioè una persona che vede un cristiano, dice: Signore, 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 prega, 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 va messa, va messa, va messa. E poi le sue opere tradiscono un altro albero, altre radici, altro fondamento. È uno scandalo. Fa male, uccide, invece di far bene, uccide. Cioè, va contro la missione. È uno scandalo. È il sale che perde il sapore. Va gettato fuori, buttato via, non serve. È serio, eh? È molto serio. Questo è importantissimo tenermi presente. Noi preti, parroci, pastori, vescovi, e poi genitori che educano la fede dei loro figli. Non basta, è necessario scavare a fondo. Perché mettere in pratica significa scavare a fondo. Mettere in pratica, ripeto, cioè compiere la volontà di Dio, significa, secondo il Signore, scavare a fondo e trovare la roccia. Trovare la roccia che è Cristo. Trovare la roccia e fondare lì la propria vita, cioè mettere tutta la propria vita su quella roccia. Ma devi scavare a fondo. Devi scavare a fondo per scoprire chi sei, per scoprire le tue debolezze. La parola ascoltata deve penetrare fino in fondo nel tuo cuore. Deve arrivare fino in fondo e mettere radici. Perché dia frutto, perché faccia di te un albero che cresce con questa parola. Per questo è interessante, perché sta parlando del catecumenato della Chiesa primitiva, dell'iniziazione cristiana, che dura tutta la vita. Perché c'è un'iniziazione cristiana e c'è un post battesimale, c'è un'iniziazione cristiana che dura tutta la vita, una formazione permanente, dove bisogna scavare costantemente per continuare a mettere, a rimettere, a costantemente a rimettere ogni giorno la propria vita su una roccia. Ma la devi conoscere questa roccia, devi avere esperienza che c'è una roccia, cioè devi avere esperienza che Cristo è risorto dalla morte. Deve essere il tuo cuore, dalla cui pienezza parla la bocca, dalla cui pienezza parlano i fatti, cioè predichi quel Signore, Signore detto come Kyrios, Kyrios, tu sei il Signore della mia vita. Non può essere una parola, non possono essere parole vuote, contraddette dalla vita, per cui io dico Signore, Signore, e poi dopo il mio Signore, il Signore della mia vita, il Kyrios della mia vita, è il demonio. Perché? Perché odi, perché ho rancori, perché ho gelosie, perché ho invidie, perché parlo male degli altri, perché sono attaccato ai soldi, perché non sono aperto alla vita e uso della sessualità in maniera disordinata. Non è possibile, non è possibile. Per questo soffriamo, perché il demonio ci frega. Come? Come ci frega? Molto facilmente. Proprio con la concupiscenza, con la rapidità degli esiti, dei risultati. Guarda che bello questo frutto, prendilo, mangialo e diventerai come Dio. Tutto in un momento. Non è così? Prendi, mangi e muori. Prendi, mangi e ti trovi nudo, incapace cioè, provi vergogna, incapace di entrare nelle relazioni quando si fanno difficili, nudo, debole, incapace di tutto. Per questo oggi il Signore viene e dice: veramente stai venendo a me? Veramente stai ascoltando le mie parole? Sì, no? Ma sai perché? Perché io ti ho chiamato, perché io ti ho scelto, perché io ho dato la mia vita per te, perché io ti ho amato, io ti amo infinitamente. Allora, coraggio, hai una missione enorme. La tua famiglia, il tuo matrimonio ha una missione enorme. Il tuo ministero presbiterale, la tua consacrazione verginale,
in un monastero, in una, un ordine religioso, ha una missione enorme. Quale? Proprio quella di smentire la menzogna del demonio che distrugge il mondo facendo costruire la vita alle persone sul fondamento falso e friabile della sabbia, della terra, che fa appoggiare superficialmente la vita sulle emozioni, sulle concupiscenze, sul bisogno del momento, sulla soddisfazione del momento. Le concupiscenze esigono tempi rapidi. Mi viene una concupiscenza, un desiderio, lo devo soddisfare immediatamente. Questa società è, in questo senso, completamente stolta, completamente cieca. Lo smartphone che stiamo usando, che sto usando io adesso per registrare questo, può diventare esattamente la cifra di questa menzogna del demonio. Voglio sapere una cosa, paf, clicco, Wikipedia, tacchete, so tutto. Sai niente, perché Wikipedia non è niente, perché la maggior parte delle informazioni che troviamo su internet sono manipolate, eccetera. Però io penso di aver capito, penso di sapere. Un gossip, e poi, per non parlare della pornografia, vai su una pagina del Corriere della Sera della Repubblica, ti leggi Renzi, gli immigranti, i migranti, la guerra, l'ISIS, e poi paffete. Là, il gossip di una velina o di un'attrice, in costume da bagno, in bikini o quello che sia, ti si accende lì qualcosa, capito? Stai leggendo una cosa triste, dolorosa, importante, impegnata, ma l'occhio te va lì, cominciano gli ormoni, il fiume di cui parla il Signore, il fiume si fa, diventa piena, capito? Gli ormoni, la concupiscenza, girano a mille, e che fa? La tua mano attaccate su quella foto, ma poi che ti basta? Il bikini di non so chi, della velina di turno? No? Allora poi attaccate al sito pornografico, tacchete al video, tutto gratis, tutto veloce, e poi continuiamo. Questa è una realtà di tutti noi, una debolezza totale, dove continua il demonio, no? a fregare il mondo. Ma questa è un'immagine, è un'immagine, sì, ma è molto più profondo. Le relazioni tra adolescenti mosse dalla soddisfazione degli ormoni a tutti i costi, senza il dolore e la sofferenza, il sacrificio della castità, del rispetto, dell'amore autentico. E così nei rapporti matrimoniali, nei rapporti con i figli, con il denaro, con le cose. Va bene, questo, la missione alla quale siamo chiamati tutti è smentire questa menzogna e dire a tutti che Cristo è risorto, che quella roccia nella quale è stato sepolto, nella quale è stato deposto, è oggi il fondamento della mia e della tua vita. Quella roccia che possiamo vedere a Gerusalemme, quella tomba vuota, è la roccia sulla quale tu puoi fondare la vita. La roccia della risurrezione di Cristo, la vittoria sulla morte, nella quale tu puoi essere innestato, puoi essere immerso, puoi essere trasformato. Il tuo cuore risorto con Cristo. Allora, la vittoria sulla morte di Cristo diventa la pienezza del tuo cuore, il suo amore più forte della morte, più forte del peccato, è il fondamento della tua vita, è il fondamento. Per questo bisogna scavare, 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 entrare nel buio, spesso nell'angoscia, spesso nella solitudine, spesso senza capire nulla, diceva Gianni della Croce, per andare dove non sai, devi passare per dove non sai. Cioè, per andare al cielo che non conosci ancora, devi passare per dove non sai, nel buio. Ma certo, devi fare cose assurde, devi obbedire alla parola, che molto spesso è assurda, il perdono, il lasciare tutti i beni, l'elemosina, cose assurde, cose che molte volte sembra che non c'entrino nulla con quello che devi fare. Ma come, io devo costruire una casa, devo scavare in fondo, devo entrare in un buio dove non vedo niente? Faccio il contrario esatto di quello che vorrei fare, cioè costruire una casa. Per questo lo spontaneismo, il sentimentalismo, la superficialità ci porta a fare subito, a avere tutto subito. Si compra a rate, no? Compro a rate, pago tra 2 anni. Ma quello è falso. Tra 2 anni non ci avrò soldi, avrò dei debiti terribili. E quel televisore diventa la mia morte, quella macchina diventa la mia morte, quella. Capite? È lo stesso nella vita, quell'amore, quel rapporto sessuale, quella relazione che sembra in questo momento saziarmi, è la mia morte, il mio veleno.
e la rovina è grande. Allora, per noi non è così. Se noi andiamo a Cristo, ascoltiamo la sua parola, è per compierla, per dare i frutti adeguati all'albero che è un cristiano. E quali sono i frutti delle opere della vita eterna? Opere di vita eterna, l'amore che va oltre la morte, l'amore al nemico di cui abbiamo parlato l'altro giorno e di cui questa parola è il sigillo, l'amore divino in noi, la vittoria di Cristo, il suo Spirito Santo in noi. Questa è la roccia. Ma perché questo accada, non è opera di un giorno, è un'opera di tutti i giorni. Lasciare che Cristo, che la sua parola, scavi dentro di noi per affondare ogni giorno di più le sue radici, come un seme, come un seme. La gente, il mondo oggi, che cosa dice? Che l'embrione non è vita, non è una persona umana. Per questo vive tutto quanto veloce, è legatissimo. Se quell'affetto non è definitivo, lo posso sfruttare. Interessante. Per noi invece l'embrione, il più piccolo embrione, è tutta la persona. È quello che dentro lì c'è scritto, tutto quello che quella persona sarà. La cosa è fondamentale, che il seme caduto in terra muoia, cioè si dispaccia, muoia lì per estendere e lasciare uscire le sue radici e fondarle sulla terra buona che è Cristo, che è il suo amore, la sua parola, i sacramenti, il cammino di fede di ogni giorno, perché non sia la vita effimera, perché non si sazi di sentimenti, ma sia solida, vera, autentica, che sappia resistere alle insidie, alle menzogne del demonio, al male, sappia prendere su di sé il male senza lasciarsene uccidere, possa vincere il male entrandoci dentro e deponendoci il bene. Queste sono le opere di vita eterna, questi sono i frutti belli, buoni, adeguati a un cristiano. E quando uno cammina e dice: ah, veramente Gesù è il Signore di quest'uomo, guarda come ama, guarda come perde la vita, guarda come non risponde al male, guarda come prende il peccato dell'altro, guarda come perdona, è impossibile, sono opere impossibili all'uomo. Qui ci deve essere qualcosa di diverso. Cos'è? La roccia su cui ha fondato la sua vita, che gli permette di vivere così. Cristo, Cristo risorto. Tutto questo si realizza nella Chiesa. Tutto questo si realizza camminando seriamente nella Chiesa, perché Cristo, nell'iniziazione cristiana, nell'ascolto sincero, umile della parola, che non si difende, che lascia che la parola denunci, tolga i peccati, li illumini, li possa, e ci possa condurre a deporli ai piedi della Chiesa, scavare, lasciare che la parola scavi e ci denunci per quello che veramente siamo, illumini la nostra storia. Tutto questo avviene nella Chiesa, alla quale siamo chiamati tutti noi. Coraggio, è una parola meravigliosa, una parola che parla di quello che Dio vuol fare con noi. Non facciamoci ingannare, non facciamoci ingannare dalla superficialità. Accettiamo oggi nel cuore di entrare in questa discesa, in questa umiliazione, sottoterra, nel buio, perché lì, nei momenti più difficili, nei momenti più precari, nei momenti in cui sembra che non capiamo nulla, nei momenti in cui sembra che tutto va a rotoli, che la famiglia va a rotoli, che i figli non capiscono, che io non sento niente, che io non provo niente, che le preghiere non sono ascoltate, la malattia incombe, in questi momenti più difficili, momenti che siamo sottoterra, sepolti sottoterra, sono i momenti più fecondi nei quali Dio sta fondando la tua vita sulla roccia, sta mettendo le radici dentro di te, la sua parola, perché possa dare frutto a suo tempo. Buona giornata.